Dopo una mattinata dedicata al carnevale dei più piccoli, il sindaco di Fano Massimo Seri ha consegnato i riconoscimenti alle delegazioni ospiti presenti all'ultima sfilata della kermesse. Nella sala della Concordia del comune di Fano sono stati accolti i sindaci di Sentolbans, città gemellata con Fano, di Wolfsburg con la provincia di Pesaro Urbino e Wielicka, con la quale non si è ancora stretto un patto di amicizia, ma i presupposti lasciano ben sperare. Ad essere omaggiati con una statuetta della Dea Fortuna anche i sindaci di Fano, città del carnevale e comici del duo Idea. Sono momenti importanti perché sono occasione di scambio, occasione di progettualità comune e sono anche il cemento se vogliamo costruire una cittadinanza europea, ma sono anche altre occasioni, altre opportunità per i nostri concittadini, per i nostri giovani, per degli scambi, per dei rapporti culturali, associativi, ma anche per rapporti economici. E onestamente da quando sono sindaco sono veramente incrementati, hanno visto una presenza importante, a cominciare dall'estate scorsa, di gruppi organizzati che vengono in vacanza nella nostra città e non per pochi giorni, anche per una settimana e più, da questi paesi, da queste città. I sindaci rimasti entusiasti per la manifestazione hanno potuto anche visitare alcune bellezze della città come la chiesa di San Pietro in Valle. My thanks due to you. Thanks for the hospitality. Grazie per averci invitato, è una città stupenda, meravigliosa. E cerchiamo di venire di nuovo a Fano, che porta fortuna a noi. A rimanere piacevolmente impressionato anche il sindaco polacco, che pur non avendo alcun rapporto di gemellaggio, rivela di essere già in stretto contatto con l'amministrazione fanese. È vero che non abbiamo contatti formali, però abbiamo già realizzato diversi progetti insieme. Spesso ci contattiamo per capire come fare diverse cose. Wielicka e Fano sono due città turistiche. Bisogna vedere come si fa qua. Massimo viene da noi, vede come si fa da noi e insieme troviamo le cose migliori. Che dia sprono anche a una maggiore intensificazione delle due città e che queste due città in appresso continua a essere amiche e per una Europa libera e democratica.